Bene, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questa prima lezione dedicata a Karl Marx, lezione che arriva dopo un piccolo prologo, una piccola introduzione sul pensiero di Marx oggi. Come avete visto, ho passato anche del tempo con lui questa mattina, soprattutto abbiamo fatto colazione, abbiamo un po' parlato insieme delle cose che stanno accadendo, ma abbiamo parlato anche di altro, abbiamo parlato di Russia, abbiamo parlato di Engels, abbiamo parlato della situazione nel mondo riguardo al Covid-19, come abbiamo parlato anche di storie che continuano ad attraversarci, la caduta del muro di Berlino, la questione con la Corea del Nord, la lotta economica tra Stati Uniti d'America e Cina. Insomma, è stata una bella chiacchierata questa mattina e spero possiate, insomma, vederla perché sono riuscito anche, come dire, anche un po' in maniera clandestina, a registrarla con il mio smartphone. Ma oggi dedichiamo questa lezione alla biografia di Marx. Come vi dicevo, la vita di Marx è stata una vita extra large, una vita XXL, una vita dinamica, una vita di alti e di bassi, di grandi successi e di grandi sofferenze. Marx è nato a Treviri, quindi una città della Prussia orientale, nel 1818, figlio di una famiglia di origini ebraiche. Il papà Heinrich Marx fu avvocato, fu un uomo anche figlio dei lumi, figlio dell'illuminismo tedesco, figlio dell'illuminismo anche francese. Di Kant, di Voltaire, di Rousseau, quindi un uomo liberale, un uomo borghese, piccolo borghese, ma che comunque aveva idee, come dire, legate alla, appunto, all'illuminismo e quindi alla capacità dell'uomo di emanciparsi attraverso la sua sola ragione. La madre casalinga, la madre non era impiegata in alcun lavoro, si chiamava Henriette Pressburg e Heinrich Marx ed Henriette generano Karl Marx dopo una vita dolorosissima perché furono costretti a scappare dall'Ungheria, dai pogrom ungheresi contro gli ebrei, per cui questo ci dice anche che la questione ebraica non è una questione che ha riguardato nella nostra storia europea solo il nazismo, ma già molto prima, se pensiamo anche alle propagande varie dei protocolli di Sion, arriviamo a fine Settecento, insomma, quindi è una vecchia questione, quella ebraica che trova i germi del successivo, poi genocidio e sacrificio ebraico nel nazionalsocialismo, proprio nel cuore dell'Europa, che era la Germania. Comunque, Heinrich e Henriette scappano dall'Ungheria, da questi pogrom razzisti contro la comunità ebraica, si rifugiano in Olanda inizialmente, paese appunto da sempre accogliente, liberale per eccellenza, e poi arriveranno diciamo in Olanda, genereranno in Olanda, poi si trasferiranno in Germania, in Prussia, nella Prussia orientale, a Treviri, dove nascerà il 5 maggio 1818 Karl Marx. Karl Marx inizialmente segue gli studi del padre, il padre lo spinge a iscriversi e lo farà a giurisprudenza, quindi a diventare avvocato. Inizia l'università a Bonn, la città di Bonn, se vi ricordate, è una città che in quel tempo, all'inizio dell'Ottocento, è
una città ricca dal punto di vista culturale, una vita universitaria esplosiva, grandi serate, circoli intellettuali, caffè letterari, i circoli romantici dei Schelling, dei fratelli Schlegel, le poesie di Novalis, il circolo di Bonn insieme al circolo di Jena, come il circolo di Berlino, sono i circoli dove si riuniscono gli intellettuali del tempo. In questo clima di cui Marx, in questo clima in cui Marx vive, ne è influenzato, e tanto che la sua vita, appunto, in la sua vita universitaria sarà una vita universitaria goliardica, tanto da preoccupare il padre Heinrich, che lo trasferirà a Berlino nel 1836. Nel 1836, quindi, Marx continua i suoi studi di giurisprudenza, ma intanto a Berlino conosce il circolo del Dottor Club, il circolo del Dottor Club è il circolo dove si riuniscono gli allievi di Hegel e in particolare i cosiddetti hegeliani di sinistra, quindi gli studiosi, gli allievi di Hegel che però portano avanti il pensiero hegeliano in termini progressisti, in termini, come dire, critici. Sono una serie di autori, filosofi, intellettuali, vi dicevo già l'altra volta, tra questi Arnold Rouge, Bruno Bauer, che Marx chiamerà il Robespierre della teologia, Max Stirner, che poi si allontanerà, quindi il grande autore dell'unico e la sua proprietà e dell'egoismo etico, Carla Friedrich Koppen, insomma tutti allievi di Hegel che portano avanti il pensiero hegeliano, criticandolo dal suo interno. Quindi una critica del pensiero hegeliano è ciò che accomuna tutti questi intellettuali e filosofi. Il 15 aprile 1841 Karl Marx si laureerà anche in filosofia, e è un, diciamo, un periodo importante questo per Marx, perché la filosofia, la tesi di filosofia che Marx compie è una tesi su due importantissimi filosofi greci. Uno è Democrito, quindi importante filosofo del materialismo greco, appartenente a quel movimento che abbiamo accademicamente chiamato filosofi della natura, quindi filosofi che cercano di comprendere il principio di tutte le cose, quell'arché da cui si origina il mondo, il cosmo e quindi anche il nostro pianeta e gli esseri viventi. Il materialismo di Democrito è il materialismo degli atomi, vi ricordate? Quindi per Democrito il mondo non è che lotta, non è che appunto contaminazione, scontro tra atomi. L'atomo è ciò che costituisce la materia indivisibile, quindi la particella di materia indivisibile che nel vuoto, insieme con le altre particelle, secondo Democrito, ha creato l'universo. Quindi Democrito aveva anticipato anche un po' le attuali teorie sul Big Bang, sulla teoria delle stringhe e sulla teoria della relatività. Ma oltre Democrito, Marx studia anche il filosofo Epicuro, il filosofo stoico per eccellenza, quindi il filosofo che fa della felicità e del principio di piacere saggezza di vita. Il giardino di Epicuro è il giardino che si contrappone al liceo di Aristotele, alle accademie di Platone, il liceo che è lontano dalla polis, dalla vita politica greca, è la filosofia che si fa individualista, che si fa autonoma, che si separa e si allontana dal cancan e dal rumore della città, di tutti questi filosofi aristocratici, no? E quindi il filosofo per Epicuro, il filosofo felice, è il filosofo che soddisfa i suoi piaceri. Il filosofo per Epicuro è il filosofo che qualunque cosa accada andrà tutto bene, tutto ha una logica indipendentemente dalle nostre azioni e dalle nostre scelte. La vita per Epicuro è malattia, in questo ci aveva visto anche Epicuro nella menzogna
di Socrate nell'Apologia raccontata da Platone. La vita è piacere, la vita è godimento, la vita quindi deve essere appunto, deve partire dal presupposto che è sofferenza, che e quindi noi possiamo combattere, confrontarci con questa sofferenza esistenziale con la saggezza della filosofia, con anche uno studio autonomo, individualista, senza bisogno di dialoghi, senza bisogno di confronto con l'altro, come lo era per la polis di Platone e Aristotele. Quindi da una parte lo stoicismo di Epicuro, dall'altra il materialismo di Democrito, che saranno due punti di riferimento fondamentali per gli studi filosofici di Marx, perché saranno due punti di riferimento che prenderà anche con i suoi maestri che vivono nel suo tempo, in particolare Hegel, quindi il grande filosofo dell'idealismo tedesco, e Feuerbach, Ludwig Feuerbach, il grande critico di Hegel e in particolare della questione religiosa dibattuta da Hegel sul cristianesimo. Feuerbach, quindi maestro del materialismo storico, cioè la storia viene creata dagli esseri umani, dall'azione degli esseri umani. Anche la stessa religione non è che una proiezione delle miserie, dei bisogni e dei desideri dell'essere umano. L'uomo ha creato l'altare sotto il quale si è inginocchiato, dirà Ludwig Feuerbach. Feuerbach, quindi filosofo materialista per eccellenza, come fu Democrito. Hegel, idealista, filosofo per eccellenza e stoico per eccellenza, come fu Epicuro. Quindi mescola, diciamo, Marx queste dottrine filosofiche e rielabora a partire dal tempo in cui vive. Nel 1842 Marx, è una data importante perché viene chiamato per avere una cattedra di filosofia a Bonn, cattedra di filosofia che però Marx rifiuterà perché poco prima il suo amico Bruno Bauer fu allontanato, escluso dall'Accademia Universitaria a causa delle sue posizioni politiche antiprussiane contro Guglielmo III. E questo è un periodo, quello del 40, del 1840, esplosivo in Europa. Si stanno preparando moti rivoluzionari importanti in Francia, come in Germania, come in Inghilterra. È veramente gli anni 40 dell'Ottocento, sono anni veramente vivi, veramente dinamici, veramente, come dire, di grandi movimenti di masse che vogliono libertà, vogliono emanciparsi dalle monarchie assolute, anche costituzionali, per quanto apparentemente democratiche, dell'Europa. E questo è il momento in cui nasce, si consolida l'Europa, Europa come, non come la intendiamo adesso, cioè Unione dei 28 paesi europei, ma Europa come potenza franco-tedesca che dopo l'impero di Napoleone Bonaparte cerca di ricostituire una sua forma. Quindi sono anni piuttosto movimentati, i filosofi e gli intellettuali sono piuttosto critici nei confronti del vecchio sistema politico-economico e questo chiaramente causa delle frizioni, soprattutto dei conflitti all'interno delle accademie universitarie, tanto che Bruno Bauer sarà costretto a licenziato proprio dall'Università di Bonn e a seguire anche Marx si rifiuterà, vediamo già nella sua gioventù il carattere ribelle di quest'uomo focoso, irascibile, che ha fatto della sua vita scienza e rivoluzione. Quindi anche lui decide di non proseguire la carriera universitaria e si dedica al giornalismo con la Gazzetta Renana. La Gazzetta Renana è un giornale che cerca di, descrivere
i sistemi politici di governo di quel tempo, in particolare di Francia e Germania, proprio per questo, cioè cerca di analizzare la dialettica della storia franco-tedesca. A 24 anni ne diventerà già redattore. Nel 1843 Marx sposerà l'amore della sua vita, che sarà Jenny von Westphalen. Jenny von Westphalen è un personaggio importante che da citare, perché Jenny von Westphalen è la figlia di un barone prussiano, di un barone prussiano, sorella di del primo ministro della Prussia, Edgar von Westphalen, quindi una famiglia aristocratica potentissima e molto famosa nella Prussia dell'Ottocento. Quindi potete immaginare, anche almeno io me l'immagino così, questa coppia, diciamo, uno il rivoluzionario contro il capitalismo e il governo, la politica prussiana di quel tempo, la moglie Jenny von Westphalen, sorella e figlia appunto di una famiglia aristocratica che sta con il governo prussiano. Questo matrimonio che non sa da fare, questo matrimonio alla Renzo e Lucia, io me lo immagino proprio così, no? Perché d'altronde il papà di Jenny von Westphalen inizialmente non fu, coinvolto e non era d'accordo in questo matrimonio, proprio per le posizioni e anche per il carattere, per lo stile, per il pensiero di Karl Marx. Però allo stesso tempo Karl Marx impara molto da questa famiglia aristocratica, impara grazie alle letture romantiche di questa famiglia, per quanto appunto siano legate al governo prussiano e alle ideologie, alle teorie che, come dire, sostengono anche questo governo prussiano, pensiamo anche teorie romantiche come Schelling, rilegge grazie all'incontro con questa famiglia Omero, rilegge Shakespeare, rilegge i grandi letterati del romanticismo, Goethe, ma allo stesso tempo appunto c'è conflitto con questa famiglia, e Jenny, innamorata di questo omaccione bonario ma allo stesso tempo irascibile, genio della filosofia tedesca, scapperà con lui, farà la sua fuitina e si allontanerà dalla sua famiglia. Karl Marx e Jenny von Westphalen avranno 7 figli, di cui 4 moriranno nell'infanzia, 3 di queste figlie, tra cui 2, Laura ed Eleanor, moriranno poi suicide, quindi potete immaginare anche questa famiglia che ha vissuto, anche per le posizioni che Karl Marx ha avuto e per le persecuzioni che ha subito nella sua vita da giovane e anche nella sua maturità, costretto a viaggiare per l'Europa, dalla Germania alla Francia, al Belgio, e quindi una precarietà anche economica. Marx sarà costretto anche a chiedere dei prestiti, dei soldi al suo migliore amico Engels, che lo sosterrà soprattutto nella fase ultima della sua vita, quando lui si trasferirà a Londra, in Inghilterra. Quindi una vita molto precaria, una vita difficile, una vita che però è sostenuta da questo amore fortissimo tra Karl Marx e Jenny von Westphalen. Nel 1844 Marx pubblicherà i primi manoscritti filosofici e tedeschi, e per questo motivo sarà cacciato anche dalla Francia, dopo essere stato cacciato dalla Germania, perché nel 1843, mi sono dimenticato di dirvelo, a causa appunto della posizione del giornale della Gazzetta Renana, verrà Marx arrestato e costretto a chiudere anche il giornale dai tedeschi, dal dispotismo prussiano. Addirittura i censori arrivano da Berlino per cercare di capire chi sono questi giovani hegeliani di sinistra che vogliono appunto sovvertire il sistema attraverso un giornale, la Gazzetta Renana. Sarà costretto ad andare in Francia insieme anche al suo amico Ludwig Feuerbach, che inizialmente prende con lui
penna e combattimento contro il governo prussiano, proprio attraverso gli scritti della Gazzetta Renana. Insieme a Feuerbach criticherà il diritto pubblico di Hegel, quindi e Marx compirà una critica fortissima a quel diritto pubblico di Hegel, definito nella fenomenologia dello spirito come spirito oggettivo, come spirito che si concretizza nel diritto, nella moralità e nell'eticità, il concetto di famiglia, il concetto di società civile, il concetto di Stato, verrà criticato da Marx in questi manoscritti, in questa critica al diritto pubblico. Nel 1844 è in Francia, ma anche in Francia sarà costretto a scappare, perché sarà perseguitato anche dalla borghesia francese dopo la pubblicazione dei manoscritti filosofici tedeschi, e andrà a Bruxelles. A Bruxelles nel 1845 la sua posizione da membro della sinistra hegeliana comincia a scricchiolare, cioè Marx inizia ad allontanarsi dal pensiero dei suoi compagni, dal pensiero della sinistra hegeliana, dai giovani idealisti hegeliani. Ed è in questo tempo, 1845-1846, che criticherà anche il suo amico teologo Bruno Bauer. In questo periodo studierà anche alcuni aspetti della rivoluzione francese, in particolare la Comune di Parigi, che è stata la prima esperienza di socialismo e di autogoverno dei lavoratori. Quindi comincia, insomma, a rielaborare un pensiero anche pratico per organizzare i lavoratori, prendendo spunto appunto dall'esempio delle Comune di Parigi, e comincerà a scrivere per un nuovo giornale che non è più la Gazzetta Renana, ma è l'Avanti, il cosiddetto Woolworths. E qui, con le scritture, con gli articoli nella Gazzetta dell'Avanti, entrerà in contatto con Joseph Proudhon e Bakunin, che saranno appunto gli ispiratori del movimento anarchico liberalista, diciamo così, emancipatore. Joseph Proudhon, che cos'è il furto, quindi scrive una serie di argomentazioni, di elaborazioni teoriche sul concetto di proprietà privata, e su questo Marx sottolineerà anche con gratitudine il concetto di proprietà privata come furto elaborato da Proudhon. Questi però sono anche gli anni in cui Marx incontra il suo migliore amico, quello che diventerà il suo più importante collega, compagno, amico anche di rivoluzione e di lavoro teorico, e cioè Friedrich Engels. Friedrich Engels era un figlio dell'aristocrazia inglese, figlio di un imprenditore di telai a Manchester, un figlio ribelle che comunque si ribellerà anche al padre, e che aveva studiato anche lui filosofia, aveva gli stessi, diciamo così, riferimenti di Marx, anche se presi da punti di vista differenti, lo studio Hegel, scriverà un testo fondamentale che avvicinerà appunto Marx, che è La condizione operaia in Inghilterra, e in particolare a Manchester. Cioè Friedrich Engels studierà, a partire anche dall'impresa di suo padre, la condizione materiale degli operai inglesi, che sono operai soprattutto migranti, polacchi, irlandesi, italiani, tedeschi, che vengono sfruttati miseramente dalle grandi imprese, quelle che chiamerebbero oggi multinazionali, della tessitura e della metallurgia in Inghilterra. Questo testo mette, come dire, poi in curiosità Marx, e quindi si incontreranno e insieme scriveranno quella che sarà l'ideologia tedesca, cioè un testo di critica all'ideologia dei filosofi tedeschi, tra questi anche Bauer, Ruge e Stirner.
quello Max Stirner che abbiamo visto nella scorsa lezione con l'unico e la sua proprietà. Quindi criticheranno il concetto teologico di Bauer, criticheranno il concetto del socialismo utopico di Charles Fourier, ma in particolare criticheranno il pensiero di Max Stirner sull'egoismo etico e sul concetto che Stirner aveva elaborato di ribellione e insurrezione per la costituzione dell'individuo come unico che si deve sbarazzare di tutti quegli ideali umanistici di libertà, di democrazia, di Stato, di popolo. Sarà una critica feroce che Engels e Marx faranno a Stirner. Come ci sarà poi anche un'altra critica importante nel 1847 che Marx farà a Proudhon. Proudhon, colui che scrive la filosofia della miseria, cioè Proudhon scrive appunto, elabora un concetto di filosofia che sarà, diciamo così, relativo al come si produce la miseria e come la filosofia può aiutare a comprendere il come si produce la miseria a partire dalla proprietà privata e quindi allo sfruttamento del lavoro. A questo scritto, La miseria della filosofia, Marx risponderà con Miseria della filosofia, con un titolo quindi rovesciato, Miseria della filosofia, e sarà lo scritto con cui litigherà poi con Joseph Proudhon e sarà lo scritto in cui Marx pone una questione importantissima nell'elaborazione teorica di quel momento, e cioè la questione della prassi, la questione della pratica, è la questione dove il nucleo centrale dell'elaborazione teorica di Marx sta proprio in questa frase, cioè dirà Marx, rispondendo a Proudhon, la filosofia fino a questo momento ha cercato di comprendere il mondo, si tratta ora di trasformarlo, si tratta ora di cambiarlo, si tratta ora di, usare la pratica, e la sua pratica, quella di Marx, è l'organizzazione dei lavoratori per la rivoluzione e il rovesciamento della classe borghese che detiene il capitale. Quindi una filosofia che non deve essere solamente masturbazione, che non deve essere solamente contemplazione, ricordate il mito della caverna di Platone, del filosofo che guarda il sole e non riesce a guardarlo poiché la verità è troppo grande per essere contemplata, il filosofo che guarda lo stagno, il filosofo che guarda gli alberi, gli animali, che guarda il mondo che non aveva mai conosciuto nella caverna, che rimane lì a contemplarlo però, dice Platone. Marx dice il filosofo ha il compito inedito, ha il dovere di tornare nella caverna e liberare rischiando anche i suoi compagni schiavi delle illusioni, schiavi delle apparenze, schiavi delle manifestazioni dei fenomeni, delle ombre che si proiettano sulla caverna a partire dalle statuette. Ecco, Marx, quella di Marx è una filosofia pratica, adesso lo vedremo meglio. Nel 1847 quindi organizza insieme ad Engels la Lega dei Lavoratori, quindi organizza i lavoratori attraverso quella che si chiama coscienza di classe, i lavoratori tedeschi, belgi, polacchi escono appunto alla scoperta, quindi non si riuniscono neanche più come piccole comunità di carbonai clandestini che confabulano e congiurano e pianificano il rovesciamento del sistema capitalistico, ma questa organizzazione diventa sempre più grande, diventa europea in questo senso. Questa è la grandezza di Marx in termini rivoluzionari, cioè una vita spesa non solo a studiare, ma anche a organizzare i lavoratori di tutta Europa. E in questo con Engels scriverà quello che sarà il suo biglietto da visita, che è il manifesto del Partito Comunista. Un documento, un programma politico chiaro, snello, efficace, che sia comprensibile a tutti. Vengono poste l'abolizione della proprietà privata, vengono poste questioni relative ai rapporti sociali, il matrimonio, l'abolizione del matrimonio, l'abolizione della patria, l'abolizione delle nazioni, perché il capitalismo
non conosce patrie, non conosce nazioni, e sarà il manifesto in cui Marx ed Engels scriveranno: proletari di tutto il mondo, unitevi. Ecco che il manifesto del Partito Comunista è il biglietto per cercare di raggiungere consenso politico in tutta Europa. Uno spettro si aggira per l'Europa, uno spettro si aggira per le nazioni europee, e questo è lo spettro della società comunista, come dirà Karl Marx nelle prime tre righe, Karl Marx ed Engels nelle prime tre righe del manifesto. 1848 è un anno importante per tutta Europa, iniziano i moti del 48, quindi le importanti rivoluzioni che cercano di rovesciare i sistemi dispotici di quel tempo, le prime manifestazioni a Parigi, e quindi in quel tempo, nel 48, ancora oggi si usa, no? Abbiamo fatto un 48, sarà costretto appunto a causa di questi sommovimenti a scappare da un paese all'altro, dalla Francia si rifugia poi di nuovo a Colonia, dove rifonda la nuova Gazzetta Renana, ma anche lì a Colonia, in Germania, sarà costretto a sospendere le pubblicazioni. Faccio una breve parentesi: la vita del giovane Marx è ben rappresentata nel film Il giovane Marx, che è un film uscito l'anno scorso, è un film di Raoul Peck, che è un regista inglese. Credo che sia molto importante questo film da vedere, è un film intelligente, assolutamente non spudorato, non romanticizzato, non volgarizzato dalle ideologie cinematografiche in questo momento imparanti. Quindi consiglio a tutti la sua visione, perché ci dà uno spaccato della vita di Marx proprio nella sua gioventù, ed è bello proprio per questo, perché è un film proprio adatto anche ai ragazzi. E quindi il nostro Marx che organizza i lavoratori, il nostro Marx che organizza la rivoluzione nel 1848, un momento in cui tutto l'Europa rischia di esplodere, dove l'Europa è in fiamme, che fare, no? E quindi organizzare i lavoratori, grazie alla Lega dei Comunisti, grazie ai lavoratori, Marx poi appunto elaborerà quello che è il suo più importante scritto di critica all'economia politica, che è Il Capitale, di cui la prima edizione la troviamo nel 1859, cioè la prima esposizione alla Lega dei Comunisti della critica all'economia politica, cioè la critica all'economia politica borghese, che ci arrivava dagli economisti borghesi inglesi Adam Smith e David Ricardo. Pubblicazione che non sarà subito effettuata, ma sarà pubblicata poi ufficialmente nel 1867, ma nel 1848 Marx comincia a porre le basi per studiare il cosiddetto primato della politica attraverso un testo del 1853 che si chiama il 18 Brumaio, ovvero la Comune di Parigi. Ma il 1843 è un'altra data importante, ed è il 1849, perché quando dalla Colonia Marx, dalla Germania, cioè dalla città di Colonia, Marx scappa a Parigi, qui a Parigi lo obbligano ancora una volta ad andare via. Viene perseguitato ferocemente e sarà costretto quindi ad andare in Inghilterra. In Inghilterra si trasferirà nel quartiere londinese di Soho, che tutti oggi noi conosciamo, oggi un quartiere super liberale, emancipato, il quartiere della trasgressione inglese londinese, ma voi dovete pensare che nel 1849 Soho è un quartiere poverissimo. Marx è in un momento della sua vita difficilissimo, sono morti i suoi figli, deve riuscire a sostenersi economicamente, non ha un lavoro, è perseguitato politicamente. Immaginate quest'uomo che
passa una vita così drammatica, comincia a scrivere quelle che saranno i germi della più grande opera del suo tempo, e cioè il Capitale, ovvero la critica all'economia politica. Marx passerà tutto il suo tempo a Londra a studiare, perché la politica, come diceva anche il suo amico Liebknecht, era studio per Marx, era studio, 14-16 ore al giorno a studiare al British Museum la storia dell'economia politica inglese, ma la storia del mondo, la storia dell'uomo dai suoi inizi, la storia come materialismo dialettico. Uno studio veramente titanico, quello di Marx. Il suo tempo appunto lo passa a studiare, quasi come fosse veramente teso a una causa che superasse anche se stesso, una causa superiore, cioè quella dell'analisi del capitalismo nato in Inghilterra e del suo superamento attraverso la restaurazione di una società comunista. Questa era la sua causa superiore, non facile, un compito inedito che richiede studio, che richiede entusiasmo, che richiede agitazione, che richiede organizzazione politica. Per Marx lo studio era innanzitutto studio della politica, ed è questo tutto lo studio che lui fa in quegli anni in Inghilterra. Lavora quindi alacremente per l'unione di tutte le leghe dei lavoratori europei e per costituire quella che si chiamerà l'internazionale, quindi la Lega dei comunisti del mondo. Nel 1875 ci sarà quella che viene chiamata la critica al programma di Gotha, che è quindi una critica al primato della politica dell'imperialismo russo e dell'imperialismo franco-tedesco. Il 1881 invece sarà una data drammatica, perché sarà l'anno in cui morirà sua moglie, Jenny von Westphalen, che fino a quel momento l'aveva seguito, l'aveva accompagnato, l'aveva sostenuto anche nei momenti più difficili. Un anno dopo la morte di Jenny von Westphalen morirà anche la primogenita di Marx, che entrerà in depressione, e poi Eleanor con il suicidio, che sarà il colpo finale per Marx, per la, diciamo così, vita, diciamo, ultimo periodo di vita di Marx. Morirà per appunto un infarto il 14 marzo 1883 a Londra, e verrà sepolta nel cimitero di Highgate, vicino a sua moglie e alle sue figlie. È molto interessante la dedica che alcuni colleghi di Marx fanno alla morte del maestro. Ci sono veramente tantissime diciamo dediche che fanno al maestro. Ve ne leggo qualcuna presa da questo libro che si chiama Ricordi di Marx, che è un libro, diciamo, molto 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 vecchio, che è del 1951, di alcuni suoi seguaci, tra questi Engels, Lafargue, Liebknecht, Lesner, Sorge, Babel e Glasser. Sentite che cosa dice Friedrich Engels il 14 marzo alle 2:45 pomeridiane: ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. L'avevamo lasciato solo da appena 2 minuti e al nostro ritorno l'abbiamo trovato tranquillamente addormentato nella sua poltrona, ma addormentato per sempre. Non è possibile misurare la gravità della perdita che questa morte rappresenta per il proletariato militante d'Europa ed America, nonché per la scienza storica. Non si tarderà a sentire il vuoto lasciato dalla scomparsa di questo titano. Ecco, Engels che dice
appunto Marx, un titano come Darwin che ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, così Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana, e cioè il fatto elementare finora nascosto sotto l'orpello ideologico che gli uomini devono innanzitutto mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi prima di occuparsi di politica, di scienza, di arte e di religione, e che per conseguenza la produzione dei mezzi materiali immediati di esistenza e con essa il grado di sviluppo economico di un popolo e di un'epoca in ogni momento determinato, costituiscono la base sulla quale si sviluppano le istituzioni statali, le concezioni giuridiche, l'arte e anche le idee religiose degli uomini, e partendo dalla quale essa devono venire spiegate non inversamente come si era fatto finora. Ma non è tutto! Marx ha anche scoperto la legge peculiare dello sviluppo del moderno modo di produzione capitalistico della società borghese da esso generata, la scoperta del plusvalore, che ha subitamente gettato un fascio di luce nell'oscurità, in cui brancolavamo prima, in cui tutte le loro ricerche brancolavano, tanto gli economisti borghesi che i critici socialisti. Due scoperte simili sarebbero più che sufficienti a riempire tutta una sua vita. Fortunato chi avesse avuto la sorte di farne anche una sola, ma in ognuno dei campi in cui Marx ha svolto le sue ricerche, in ognuno di questi campi, compresi quello delle matematiche, egli ha fatto delle scoperte originali. E tale era lo scienziato, ma lo scienziato non era neppure la metà di Marx. Per lui la scienza era una forza motrice della storia, la scienza era una forza rivoluzionaria, per quanto grande fosse la gioia che gli dava ogni scoperta in una qualunque disciplina teorica, e di cui non si vedeva forse ancora l'applicazione pratica, una gioia ben diversa gli dava ogni innovazione che determinasse un cambiamento rivoluzionario immediato nell'industria e in generale nello sviluppo economico. Nello sviluppo economico dall'elettricità e ancora in questi tempi a quello di Marcello Desprez, che è un fisico francese che fece i primi tentativi di trasmissione dell'energia a distanza. Perché Marx era prima di tutto un rivoluzionario, contribuiva in modo o nell'altro nell'abbattimento della società capitalistica e delle istituzioni statali che esso ha creato, contribuire all'emancipazione del proletariato moderno, al quale egli per primo aveva dato la coscienza della prima situazione e dei primi bisogni, la coscienza delle condizioni della propria liberazione. Questa era la sua reale vocazione, questa era la lotta, questo era il suo elemento, ed ha combattuto con una passione, con una tenacia e con un successo come pochi hanno combattuto. La prima delle Rheinische Zeitung del 1842, e poi l'Avanti, il Woolworths di Parigi nel 1844, e poi il giornale tedesco Deutsche Brüsseler Zeitung nel 1847, e la Neue-Rheinische Zeitung nel 1848-49, e poi gli scritti americani, anche il New York Tribune del 1852, quando andò in Inghilterra, nel 1861, e i numerosi opuscoli di propaganda, il lavoro a Parigi, a Bruxelles, a Londra, il tutto coronato dal lavoro con la grande associazione internazionale degli operai. Ecco un altro risultato di cui colui che lo ha raggiunto potrebbe essere fiero, perché se non avesse fatto nient'altro non lo avrebbe raggiunto. Marx, ci dice Engels, era perciò l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo. I governi assoluti e repubblicani lo espulsero, i borghesi, i conservatori, i democratici radicali lo coprirono a gara di calunnie. E dobbiamo ricordarcelo questo. Egli sdegnò tutte queste miserie, non prestò loro nessuna attenzione e andò avanti come un treno, e non andò avanti senza rispondere se non in caso di estrema necessità. È morto Marx, venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California. E posso aggiungere, senza timore, poteva avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei secoli. È così la sua opera. Questa fu la dedica che Engels gli fece nel 1883 a Marx, ad Highgate, 14 marzo
Londra. Ci vediamo dopo.